Eccoci qui ragazzi con il consueto appuntamento serale con riassunto, diciamo così, della giornata italiana, o meglio, l'analisi delle gare italiane. Ben ritrovati a tutti innanzitutto in questo nuovo video, ovviamente. La giornata, possiamo dire, più bella, la nottata più bella di questa Olimpiade fino ad ora. Tolti ovviamente il tiro a volo e in parte anche la scherma, tra l'altro ho fatto un video dedicato, uscito questo pomeriggio, proprio su questa situazione fallimentare, tra virgolette, del tiro a volo e della scherma. Andatelo a recuperare, ma trovate ovviamente tutto nella playlist di Tokyo 2020. E, dicevo, a parte il tiro a volo e la scherma che comunque ottiene una medaglietta di bronzo, notte veramente fantastica tra il canottaggio con l'oro, ovviamente di Rodini e Cesarini, e il bronzo di Oppo Ruta. Ovviamente stiamo parlando del doppio pesi leggeri femminile e maschile. E l'argento, che è come se fossero 5 ori, direi, l'argento di Gregorio Paltrinieri nei 1500 metri. Scusate, negli 800 metri, scusate, mi stavo confondendo con la quadarella. E veramente una nottata pazzesca, piena di emozioni. Anche qui ho fatto due video dedicati sia sul canottaggio sia sul nuoto. Per quanto riguarda il canottaggio, andiamo a completare il discorso e andiamo a vedere cosa è successo nelle batterie, o meglio, nella batteria. Perché c'era solo un italiano, Di Mauro, un ragazzo giovane, nel singolo, che però non riesce a qualificarsi alla finale, o meglio, gareggerà nella finalina di consolazione, nella finale B. Ci si rivede comunque a Parigi 2024 perché è un ragazzo giovane. Partiamo dagli sport di squadra, direi, perché oltre alle medaglie, ovviamente, stupende, ci sono state anche due belle vittorie arrivate in modo diverso. Dalla pallavolo femminile, Italia-Argentina, comunque è un test che non fa tanto, tanto testo, scusate il gioco di parole, perché comunque l'Argentina, sinceramente, obiettivamente, non è un avversario a livello dell'Italia, ma comunque le partite bisogna vincere, bisogna vincerle. Vincere aiuta a vincere, come dico sempre. E quindi buono così, 3-0, un'Italia non eccellente, ma un'Italia normale, buona. Continua quindi questo processo di crescita e 3 vittorie su 3. Per quanto riguarda la pallanuoto maschile, invece, bella vittoria anche questa volta, anzi, bella reazione. E rimontiamo gli USA 12-11, ma è un'Italia come lo è stato contro la Grecia, a due facce, direi così, perché un'Italia brutta che sparisce dall'acqua praticamente e subisce dei parziali pesanti, e poi un'Italia completamente diversa. Lì è merito, secondo me, di Sandro Campagna con le sue strigliate, che sicuramente se li mangerà nell'intervallo. E così è stato con la Grecia, e siamo riusciti a recuperare poi nell'ultimo quarto 4 gol e abbiamo pareggiato. E qui invece rimontiamo e vinciamo contro gli Stati Uniti 12-11. Quindi bene per la reazione, ma ovviamente bisogna cambiare registro nel momento in cui si andrà avanti e si affronteranno squadre veramente di altissimo livello. Quindi molto bene, sotto il punto di vista delle vittorie. Canoa slalom, c'era in acqua Bertoncelli, anche lei giovane nella categoria C1. Ieri era andata molto bene, oggi meno e purtroppo non accede alla finale. Ma come per Di Mauro, comunque sono due ragazzi giovani e ci si rivede ovviamente fra non 4 anni, ma fra 3 anni, ovviamente. Inizia anche la BMX con le varie sfide. E Fantoni c'era per l'Italia, però non riesce comunque a terminare le qualifiche nelle posizioni che contano, e quindi non proseguirà la sua avventura olimpica. Ginnastica artistica, ultima gara di giornata in ordine di tempo.
19esime e 20esime, le italiane nell'all-around, che consiste nel fare ovviamente tutti e quattro gli esercizi, quindi trave, volteggio, sbarra e corpo libero. E 19esime e 20esime, ovviamente non avevamo speranze di medaglia, vince l'oro gli Stati Uniti. E qui c'è stato appunto il ritiro, come ho accennato anche ieri, di Simone Biles. I demoni di Simone Biles oggi sono usciti dei titoloni, insomma, semplicemente deve riassestarsi a livello mentale, anche se si dice che comunque ci sia sempre di mezzo quella storia degli allenatori che maltrattavano le ragazze americane quando erano più giovani in allenamento, insomma, le molestavano. Insomma, se fosse veramente così, è una cosa veramente dura da digerire e dura da superare. Le molestie, di qualunque tipo esse siano, verbali, fisiche, morali, fanno comunque male alla persona e riprendersi è difficile. O meglio, non tutti si riprendono allo stesso modo, non tutti si riprendono, quindi dipende da persona a persona. Quindi in molti hanno condiviso la scelta di Simone Biles di fermarsi e di rimettersi in sesto mentalmente, e la condivido sinceramente anche io. È iniziato anche il torneo di golf, primo giro per Migliozzi e Paratore che chiudono in par. Il primo è Straka dell'Austria che chiude a meno 8. Sembra un percorso comunque non molto difficile perché non molti giocatori dopo il primo giro sono sopra il par, quindi sotto questo punto di vista sembra comunque un percorso, non dico facile ovviamente, ma abbastanza abbordabile. Riallacciamoci qui al nuoto, perché oltre allo straordinario argento di Paltrinieri ci sono state altre finali, fra cui quella dei 100 stile con la vittoria dell'oro di Caleb Dressel, ma a una subacquea, un inizio di gara veramente assurdo, Dressel, cioè ha uno stacco dai blocchi, è una subacquea in partenza veramente impressionanti e prende già molto vantaggio in quel fondamentale lì. E poi veramente non c'è per nessuno. Peccato per Miressi perché alla medaglia ci si poteva puntare, era difficile, ma lui ha fatto vedere di poter nuotare anche intorno al 47,5, invece oggi 47,8 credo, insomma, arriva sesto, arrivano appaiati, abbastanza appaiati in 2-3, se non sbaglio. Peccato perché si poteva puntare alla medaglia e Miressi che non riesce a ripetere quanto di buono aveva fatto in precedenza. Per quanto riguarda le batterie invece, Fangio fuori condizione nel 200 rana femminile non accede alla finale. Anche qui un qualcosa un po' inspiegabile rispetto alle batterie peggiora di 4-5 secondi e quindi ovviamente non accede alla finale. Nei 200 misti maschili purtroppo il dorso condanna Alberto Razzetti che negli altri stili comunque se la cava bene, ma il dorso è veramente disastroso. Tra l'altro quasi si fa squalificare perché sbaglia in virata e quindi sulla virata arriva lungo, diciamo così, e quindi è costretto ad aspettare un pochino prima di fare la virata e lì perde molto tempo. Fatto sta che se vuole competere veramente tanto deve aggiustare assolutamente il dorso, che deve essere quantomeno normale. 800 stile femminile e qui Simona Quadarella sembra essersi almeno in parte un pochino ripresa, ma vediamo comunque come andrà nella finale. Entra con il terzo tempo, fuori Caramignoli. Burdisso invece nei 100 farfalla non riesce ad entrare in finale e Panziera nei 200 farfalla, o meglio 200 dorso, scusate. Entra in semifinale con il dodicesimo tempo. E poi abbiamo la staffetta di giornata, la 4% misti mista, in cui entriamo molto bene in finale, direi. Li ho visti molto bene, anche se per la medaglia veramente è difficile. L'Italia comunque dovrebbe
oscillare tra il quarto e il quinto posto, ma per la medaglia veramente dovrebbe succedere o qualcosa di clamoroso davanti, qualche cedimento, qualche squalifica, oppure veramente una prestazione stellare dei nostri. Tra l'altro c'è anche Federica Pellegrini. Magari finisse con una medaglia, sarebbe veramente il top del top. Pallavolo e pallanuoto, già l'ho detto ovviamente. C'era anche il pugilato oggi. Lo prendo subito, scusate. Eccolo qui. Pugilato. C'era Sorrentino sul ring nella categoria meno 51 kg, ma contro la taiwanese non può nulla, diciamo. La taiwanese è molto più grossa a livello fisico, più alta e può veramente poco, e per questo viene eliminata. E che dire? Poi tiro con l'arco, ovviamente, come già ho anticipato ieri, oggi c'era l'individuale femminile con tre italiane. Andreoli viene eliminata, mentre Rebagliati e Boari superano il turno e poi si incontrano nei sedicesimi in un derby italiano e Boari supera Rebagliati e così accede agli ottavi. Mentre per quanto riguarda il torneo maschile individuale, c'è Nespoli che secondo me ha una grande chance, anche lui è agli ottavi, lo vedremo sabato e non dico altro, sinceramente perché non mi voglio esporre più di troppo perché ovviamente in queste Olimpiadi vedete com'è, insomma, succede tutto. Tutto il contrario di tutto, praticamente. E infine andiamo sulla vela, dove si sono svolte comunque le altre regate, e in acqua praticamente tutti. E comunque c'era Camboni che chiude sempre. Dovrebbe essere terzo in classifica generale, Maggetti quarta, Tita Banti sono sempre in testa nel Nacra e la vela la vedo abbastanza bene comunque, la vedo bene. Parlo comunque da ignorante un po' in materia, ma per quel poco che ho visto li vedo abbastanza attivi comunque. Certo, speriamo di non sbagliare proprio nel momento clou e questo è il problema. Che è accaduto troppe volte in questa Olimpiade in varie discipline. Non sbagliare nel momento in cui non si deve sbagliare. Quello è fondamentale perché se tu non commetti errori nei momenti clou, probabilmente la medaglia arriverà, insomma, a meno che non fai un disastro clamoroso. Non devi commettere errori nei momenti cruciali della disciplina, della finale, delle regate in questo caso, insomma, mi avete capito. E andiamo a vedere in breve il programma di domani, come sempre ovviamente. Lo prendo subito. Allora, secondo giro ovviamente del golf. Ah, mi sono dimenticato, ovviamente, giustamente. Non ci sono italiani in gara, ma mi sono dimenticato di farvi il recap del tennis. Mio Dio. Sto veramente cominciando a perdere colpi, mi sa, ma a parte gli scherzi, quarti di finale ovviamente per gli uomini, Khachanov batte Humbert 2-1 e affronterà Carreño Busta, che ha battuto un po' a sorpresa Medvedev, non un po', anzi, a sorpresa Medvedev 6-2, 7-6, quindi grande Carreño Busta che è la sorpresa di questo torneo praticamente. Mentre nell'altra semifinale si affronteranno Djokovic che ha distrutto letteralmente il padrone di casa Nishikori 6-2, 6-0 in un'ora e 10 di match. E Djokovic affronterà Sasha Zverev che ha sconfitto abbastanza agevolmente Chardy 6-4, 6-1. Quindi vedremo cosa riusciranno a fare e cosa uscirà, diciamo, da queste semifinali che sono abbastanza intriganti e non do per scontato certe cose come stanno facendo molte persone invece. Tra le donne invece, Bencic, ovviamente semifinali, Bencic batte Rybakina 2-7-1 e quindi si assicura una medaglia, della Svizzera e Vondrusova batte Svitolina 6-3-6-1, un po' a sorpresa direi. Quindi la finale sarà fra Bencic e
Bondrusova, quindi Svizzera contro Repubblica Ceca. Andiamo a vedere anche i doppi. La Bencic è in finale anche nel doppio, quindi ha una possibilità veramente gigantesca di fare unplaying. Bencic Golubic battono Pigossi e Stefani, le brasiliane, mentre la coppia numero 1, Krejcikova-Siniakova, battono Kudermetova e Vesnina. Quindi le favorite ovviamente sono Krejcikova e Siniakova, ma mai dire mai, ovviamente. Ovviamente anche il doppio maschile sarà un derby tutto croato, quindi Croazia che si conquista sia medaglia d'oro che medaglia d'argento, gran colpo direi. La finale sarà fra Mektić e Pavic, coppia numero uno del seeding, e Cilic Dodig, quindi gran bel derby in finale, meglio di così non potevano ovviamente chiedere. E per concludere il doppio misto, Djokovic è in corsa anche qui con Stojanovic, sono in semifinale e se la vedranno con Vesnina Karatsev, gran match secondo me, e Pavlyuchenkova Rublev, quindi due coppie russe nelle semifinali, se la vedranno nella parte bassa del tabellone con Barty Pearce, quindi contro l'Australia. Per quanto riguarda la pallacanestro, poi è toccato anche alla Slovenia di Doncic, che ha fatto 25 punti in 25 minuti, quindi una prestazione normale. Per altri sarebbe una grandissima prestazione, per lui è una prestazione normale. Insomma, e poi anche il match fra Spagna e Argentina, grande, grande partita. Non vi dico neanche il risultato perché vale la pena andarla a rivedere, secondo me. E quindi, dicevo, adesso che abbiamo completato il quadro, andiamo sul programma di domani. Golf, secondo giro. Nella notte italiana non ci sono finali, quindi qualcosa mi mancherà un po' questa cosa. Inizia l'atletica, finalmente, le qualificazioni, il salto in alto con Tamberi e Sottile. Poi batterie di canottaggio, o meglio, finale B di canottaggio con Di Mauro, 3.000 siepi, l'equitazione, il dressage. Ecco, se c'è una cosa che non mi piace è il dressage, proprio come competizione. Il salto con gli ostacoli sì, ma il dressage veramente non è che non lo sopporto, perché rispetto comunque la disciplina, ma non riesco proprio a guardarlo. Ditemi voi qui sotto nei commenti se la pensate in modo diverso. Poi tiro con l'arco, gli ottavi di finale di Bohari contro la bielorussa Marusava, il beach volley Carambula Rossi che devono vincere assolutamente, e la box con Nicoli contro l'irlandese Harrington, gli ottavi di finale, sempre l'atletica, poi varie batterie, ovviamente al mattino giapponese. Per la scherma c'è la spada maschile a squadre, quarti di finale ovviamente contro la Russia. Nel nuoto, nella notte ci sono i 200 dorso, la semifinale con Margherita Panziera. Poi la vela, altre regate, ovviamente con Zennaro, Berta Caruso. L'atletica, i 100 femminile, iniziano le batterie. Poi la canoa, slalom, semifinale, K1, De Gennaro, e qui veramente speriamo bene. Poi ovviamente ci saranno i quarti di finale, le semifinali e le finali femminili dell'arco, quindi speriamo che Bohari possa fare più strada possibile. Finale poi della canoa, K1 ovviamente, Nicolai Lupo, quindi l'altra coppia italiana nel beach volley. E poi ovviamente si continua con l'atletica, con il nuoto nella serata giapponese, e la pallavolo. Italia-Iran, quindi sport di squadra maschile ovviamente. Beach volley femminile, Italia-Cuba, ci sarà Menegatti e Orsi contro le cubane. E poi la prima e unica finale la prima, cioè finale di giornata dell'atletica e delle Olimpiadi per quanto riguarda l'atletica, con un italiano in gara. Yebamen Crippa nei 10.000.
quindi da vedere assolutamente e da non perdere. Se vi è piaciuto il video, ovviamente lasciate un mi piace, supportatemi iscrivendovi al canale. Scusate ovviamente se è durato una ventina di minuti come al solito. E alla prossima con un nuovo video e buona serata e buon proseguimento di serata a tutti.